sì. Non lo so, penso di sì. C'è qualcuno che deve prendere la parola prima di noi o procediamo direttamente? Procediamo. Procedo. Allora, prima di cominciare con Alicia, mi è stato chiesto di dire due parole su questo libro che si intitola Dignità. È una raccolta di racconti di alcuni scrittori molto importanti, e ce n'è pure uno di Alicia Jiménez Bartlett, e l'incasso viene devoluto all'associazione Medici Senza Frontiere. E quindi sappiatelo, se comprate questo libro sappiate che una parte dell'incasso, non so quanto, andrà a finire a questa meritevole associazione. Buonasera a tutti. È inutile dire che per me è un piacere stratosferico presentare Alicia Jiménez Bartlett, con la quale ci conosciamo e con la quale abbiamo condiviso parecchie bottiglie di alcolici di media, piccola e alta gradazione. E sapete, non c'è niente come vedere il fondo di qualche bottiglia che cambi la vita delle persone, quantomeno i rapporti fra due persone, soprattutto quando questo avviene in terra straniera, e a noi è accaduto a Lugano, ci eravamo incontrati prima ancora a Mantova, e quindi abbiamo chiacchierato tutta la notte, insomma, anche con altri amici che organizzano questo festival di Massagno, che un comune appena sopra Lugano, e che si intitola Tutti i colori del giallo. Insomma, è stato, spero, una rivelazione, spero reciproca. Devo anche avvertire il pubblico che una minaccia incombe su di esso, perché ieri sera Alicia, non sotto l'effetto di svariati bicchieri di prosecco, ma soltanto di due o tre, ha minacciato di trasformare questo incontro da una normale conversazione fra due persone in un incontro basato sul canto. Cioè, Alicia a un certo punto minacciava di cantare, di indurre me a cantare e anche la maggior parte del pubblico. Chi non si volesse sottoporre a questa eventualità, eventualmente l'avviso serve per dire che, insomma, devo sedere le ultime file in modo da poterlo abbattere con facilità. Allora, in genere si usa dire che quando si presenta una persona come una scrittrice famosa come Alicia Jiménez Bartlett non c'è bisogno di fare le presentazioni, di dire chi è e che cosa ha fatto. Mi limiterò quindi a fare soltanto qualche accenno. Lei vive a Barcellona, però in realtà è mancega, cioè è nata nella Mancia, che è una regione che dal punto di vista della letteratura, come tutti voi sapete, ha avuto un'importanza più che fondamentale, nel senso che lì probabilmente è nata la letteratura contemporanea, grazie a un romanzo di cui non c'è neanche bisogno di fare il nome, di dire il titolo. E ovviamente il fatto che Alicia, non, che Alicia sia mancega, anche se vive a Barcellona, secondo me è una cosa che potrebbe anche avere qualche conseguenza, potrebbe aver avuto qualche conseguenza sulla sua opera letteraria, ma di questo, se abbiamo tempo, magari parleremo più tardi, cioè sarà lei a dirlo. Alicia ha cominciato a scrivere, dunque è la creatrice ovviamente del personaggio dell'ispettrice della polizia spagnola, non so esattamente dal punto di vista tecnico come si chiama, se è polizia criminale o è polizia nazionale. È ispettrice, e inizialmente era un avvocato, poi si è stufata di fare la carriera di avvocato e ha deciso di fare la poliziotta. E lavora in un commissariato di Barcellona con il suo principale collaboratore, del quale parleremo molto nel corso di questa conversazione, che è il vice ispettore Fermín Garzón. Ma devo dire che in realtà il loro vero ufficio non è
una stanza o due stanze del commissariato, ma è un posto che si chiama la Jarra de Oro. È un bar dove molto spesso Alicia e Fermin, quasi mai da soli, ma quasi sempre insieme, vanno a bere anche un bicchiere di whisky alle 10 del mattino, e soprattutto l'ispettore Garzon va a farsi certi bocadillos che, insomma, chi è stato a Barcellona sa che nonostante il nome non sono piccoli panini che si mangiano un boccone, ma sono quelli che a Palermo siamo a chiamare pistoluna, cioè pezzi di pane lunghi così, e nel caso dell'ispettore Fermin imbottiti di chorizo, il salamino. Allora, la prima domanda che vorrei fare ad Alicia è una domanda che lei sicuramente, ho la certezza, si è sentita rivolgere infinite volte. È una domanda di cui probabilmente è stufa, però non posso fare a meno di rivolgerla. La domanda è questa. Petra Delicado si chiama. Petra, cioè qualche cosa di roccioso, di duro, sappiamo che cos'è una pietra, è delicato, che è il contrario di quello che è l'essenza di una pietra, cioè è un ossimoro vivente. È un caso che sia così, è una scelta tua precisa o cos'altro è? Buonasera, mi piace molto stare qui. Sono molto felice di stare a Palermo e io chiederò al pubblico di capire che il mio italiano è cattivo, che sento molto rumore intorno a me e non è facile per me di parlare. Ma vediamo. Tutto che ha detto il mio amico Santo è vero. Siamo due amici e colleghi con una grande emozione se rincontriamo. E sempre abbiamo cose a chiacchierare. Allora, per la tua pregunta, Santo, sì, è un ossimoron evidente, ma l'evidenza è venuta dopo aver messo questo nome al mio personaggio. Io mi ho scorgio del nome dopo che l'aveva pensato. Petra per me era un nome duro e internazionale, e delicato era una maniera di fare più dolce il nome, il primo nome. Dopo ho visto che veramente era un mix fra la maniera di essere di Petra, dura da una parte, e più dolce, più capabile di capire alla gente dell'altra. E allora, quando tu ti sei riletta per la prima volta, hai riletto il tuo primo romanzo e ti sei resa conto di questo, hai avuto il sospetto che la tua scelta fosse stata dettata, diciamo, da un, diciamo, che il tuo subconscio ti abbia dettato una motivazione o autobiografica o anti-autobiografica nella scelta di questo nome? Cioè, l'essenza della domanda è: chi è Alicia e chi è Petra? Quanto coincidono queste due persone? Quanto hanno in comune? Petra è Petra e io sono io. Io sono più semplice che Petra, non sono tanto arrabbiata sempre, non sono tanto coraggiosa come Petra, non ho tanti mariti come Petra, ma diciamo che abbiamo cose comuni, il senso dell'umorismo, l'ironia, la maniera di non essere contenta con se stessa sempre dicendo tutto è meraviglioso, tu sei la regina del mondo, no, attenzione, fai tante cose male. Questo è la mia generazione, la generazione che ha fatto questo, di essere molto critici con noi stessi, e io sono critica, Petra è critica. Ma una cosa importante e che Petra resta un po' uguale a se stessa, e io sono di più e più vecchia, e questo si vede. Poi, allora, io ho trovato un brano preso da questo ultimo romanzo, di cui parleremo di più stasera rispetto agli altri, che è l'ultimo romanzo pubblicato da Sallerio, è Gli onori di casa, è uscito nel 2013,
se non ricordo male, questo romanzo ha una caratteristica, che è uscito prima in Italia e poi in Spagna, è così? Qualcuno ha chiesto qualcosa? No. Allora, in questo romanzo, a pagina 31, c'è un brano che in pratica comincia a spiegarci un pochino quella che è l'essenza dell'anima di Petra. Io sostenevo, è Petra che parla in prima persona, ovviamente tutti i 10 libri di Petra sono raccontati in prima persona. Io sostenevo invece che il mio lato professionale era cinico, duro e un tantino ossessivo, mentre nella vita privata emergeva la mia parte dolce, equilibrata, poco soggetta agli sbalzi di umore. Ricordo anche la faccia che fece quando me lo sentì dire, un sorriso sarcastico di cui non volle dare spiegazioni. Si limitò a commentare: io non vedo tanta differenza, frase che si affrettò a completare aggiungendo: sono sicuro che in commissariato sei dolcissima. Colsi perfettamente l'attenzione sarcastica di quella frase e questo non fece che rafforzare il mio proposito di mantenere una faccia ben distinta per ciascuna delle mie due vite. Quindi abbiamo quasi una situazione alla Dr. Jekyll e Mr. Hyde, però diciamo non così estrema, perché quello che parla è il marito di Petra, l'ultimo marito di Petra, che è che si chiama Marcos, ed è un architetto di successo, e che il terzo marito di Petra. E devo dire che se io potessi esprimere un desiderio, chiederei ad Alicia di farglielo mantenere questo marito a Petra, perché insomma mi sembra una persona, la migliore persona che lei possa trovare dopo i due fallimenti di Ugo, con Ugo e con il secondo con Pepe. Con Pepe, ecco, Pepe era un giovincello molto molto più giovane rispetto a Petra, mentre invece il primo marito era una persona un po' noiosa, forse un po', non so, così. Non siamo arrivati in tempo, non abbiamo fatto in tempo a conoscerlo molto bene. E ora, un altro aspetto che via via leggendo non solo questo romanzo ma anche i precedenti mi ha confermato in questa, diciamo, dicotomia tra la signora Delicado e Petra, e per esempio il fatto che la signora Delicado un giorno, non ricordo in quale romanzo, arriva a casa e per rilassarsi si distende su un divano e mette su un disco di Chopin, I notturni di Chopin, che le piacciono moltissimo, è una musica che le somiglia in un certo senso, perché è un po' calma e un po' a tratti selvaggia, no? Però c'è un altro libro che si intitola Un bastimento carico di riso, la cui ultima pagina io vorrei leggere, perché è, diciamo, la parte Petra, mentre Chopin è la parte Delicado, questa è la parte Petra. E allora, Petra è alla Jarra d'Oro con l'ispettore Garzon, alla fine del libro, e squilla il suo cellulare, ed è un giovane che scopriamo alla fine un bel macio, e lei gli dice: sì, vieni a prendermi, qual è l'indirizzo di questo posto, Garzon? Il vice ispettore lo sapeva a memoria e me lo disse. Li attaccai, lui mi guardò curioso, continuammo a parlare, ordinammo il caffè. Pochi minuti dopo entrò Sergio, si avvicinò e mi baciò sulle labbra, salutò Garzon. Ho parcheggiato male la moto, ci metti molto? Vengo subito, ti aspetto sull'angolo. Esitai un po' a guardare il mio collega, quando alzai gli occhi lo vidi a bocca aperta come un'allegoria della sorpresa. Ma quello non è il fidanzato di Yolanda? Disse indicando la porta. Yolanda è una giovane poliziotta sottoposta di Petra Delicado nello stesso commissariato. E non lo è più, le ha rubato il fidanzato? La storia non è così semplice, un giorno o l'altro gliela racconto. Ma Petra, quel ragazzo non va affatto bene per lei, è solo una cosa temporanea.
abbiamo deciso di vederci 10 volte e basta, e poi di sparire l'uno per l'altra. Ha mai provato a fare un patto di questo tipo? È geniale, dà l'impressione di vivere uno di quei vecchi film in cui gli amanti sanno che la guerra li separerà per sempre o qualcosa del genere. Molto emozionante, vecchi film, non ci capiscono accidenti, a volte uno deve inventarsela la realtà, dice l'ispettore, per renderla leggera e sopportabile. Continua a non capire, bisogna pur farla qualche pazzia, questo lo capisce o no? Lo capisco perfettamente. E disse: e allora lasciamola così, beh, io vado, quel ragazzo brutale e impetuoso deve essere impaziente. Dopodiché Petra sale a cavalcioni sulla motocicletta alle spalle di questo giovane che è al manubrio, e partono rombando mentre lo abbraccia alla vita, e Garzon rimane con la mascella pendola, e poi alla fine gli grida: forza Petra, forza! E immagino benissimo che cosa stesse pensando, dice Petra, e finisce in questo modo. Ora, questo è un comportamento da rocchettara, quindi rocchettera, cioè i ragazzi che amano soltanto e ascoltano soltanto il rock, la musica rock. Quindi mentre la signora Delicato ascolta Chopin, Petra pratica il rock. E questa è una cosa che mi ha divertito molto, perché queste pagine che ho letto dimostrano quasi che tu sei andato a cercare in questo libro, ma anche nel descrivere la personalità di Petra, aspetti che sono tipici del detective hard-boiled di scuola californiana. È così o non è così? Cioè, mi ha divertito il fatto che tu li abbia attribuito ovviamente a una donna, mentre in genere sono gli uomini della letteratura. Diciamo che Petra è una detective, ma non è la tipica detective. Io volevo che di essere Petra una donna, prima da niente. La prima idea di Petra mi è venuta pensando a queste donne che sono sempre al hardboil. Chi è una donna docile, chi è la fidanzata del capo, o chi è una poliziotta sotto il mando di un altro ufficiale. No, io volevo una donna viva, una donna con la capacità di agire, di fare cose, e anche con un po' di doppia faccia. Per una parte Petra legge un libro e è capabile di essere una donna sensibile, una donna che capisce la vita, capisce l'arte. Ma dell'altra, come tutte le donne facciamo, è sempre la vita pratica, deve affrontarsi alle cose più basse, andare in casa sua e preparare il pranzo, o andare con un amico in al bar. Perché non lasciare Petra divertirsi un po'? Vediamo, si fa tutto il lavoro di una poliziotta, perché non fare anche una vita più umoristica, non tragica, non un amore per tutta la vita, ma un po' di divertimento, un po' di gioco. Ora, una domanda così, un po' una curiosità da collega di scrittura. Quando hai cominciato il tuo primo romanzo con Petra Delicato, sei partita da una storia o sei partita da Petra o da Garzon eventualmente? No, sono partita da Petra. Giustamente questo standard di donna al romanzo nero, al giallo, come voi dite, non mi piaceva assolutamente. Erano donne sempre cattive, che portavano l'uomo a assassinare altri, o erano donne assolutamente docile e previsibile, come la moglie del poliziotto che l'aspetta a casa sua fino a che l'arriva e gli dice: capisco tutto, non ti preoccupare, sei in ritardo, ma tutto è per il bene della comunità. Questo non è vero, le donne non siamo così, siamo brave a tante cose, penso io. Allora io volevo prima il personaggio e dopo le storie, storie vive, storie un po' della nostra società, della nostra vita, del nostro momento storico, ma soprattutto questa donna incapace
di lottare, capace di divertirsi anche, capace di non sentire questo senso da colpa che sentiamo tutte le donne continuamente. Sei al lavoro, pensa a casa tua, sei a casa tua, pensa al lavoro. Il bambino cosa farà? Il mio marito ha mangiato bene o no? No, Petra è consapevole della sua realtà, ma non si sente in colpa. Io penso che le donne non dobbiamo sempre sentirne in colpa, al contrario, perché non giocare un po', perché non andare via e fare una vita più felice? Dunque, la tua Petra, 10 romanzi, quindi il primo, se non ricordo male, è uscito nel 1996, quindi sono passati 18 anni. Facendo un rapido calcolo, lei a un certo punto parla di un primo matrimonio durato un certo numero di anni, poi il secondo matrimonio è durato altri anni, eccetera. Facendo la somma si arriverebbe a un'età di quasi 60 anni, diciamo, ecco. In realtà la tua Petra, di romanzo, è come se fosse sempre una quarantenne. Questa non può che essere una tua scelta precisa, e mi chiedo e ti chiedo se è un modo così per, come dire, per intercedere con, nei confronti di una eterna giovinezza anche da parte dell'autrice. Sì, questo mi piacerebbe, ma non è vero, non mi piace. No, perché essere sempre giovani? È stancante. Io penso alla mia vita, alle cose positive che ho avuto. Ho vissuto il momento storico interessantissimo, importantissimo per me. Ho avuto amici che divengono vecchi come me. Ho avuto tantissime cose passate che rivendico, ma allo stesso tempo tante cose dure, terribili, stancanti. Finire gli studi, la maternità, farlo tutto bene, questo senso della responsabilità che abbiamo le donne. No, io voglio essere una donna della mia età, mi piace la mia età. Sono più vecchia, me ne frega. Alla fine è impossibile di essere immortale, né per la letteratura. Sono immortale tan pochi scrittori. Per me è importante il presente. Io direi il presente, avere un po' la tua vita in tue mani e capire che il tempo passa e che i nuovi tempi forse non li capiremo tanto bene. Io comincio adesso, in questo momento, a non capire tante cose che succedono. Questo mi rende più tranquilla con la mia età. Molto saggio. Applauso come precedenti, meritatissimo. Dunque, io ho messo insieme un po' di città, cioè la Barcellona di Petra Delicado, poi andando verso est c'è la Marsiglia di Gian Codizzò e di Fabio Montale, ovviamente. Poi si arriva all'Atene di Petros Markaris con il suo commissario Charitos. Passiamo per la Vigata di Camilleri, prima passiamo anche per la Istanbul di dell'autrice Sellerio che si chiama Aykol, esattamente. Poi passiamo per la Della Villa di Benjamin Tammuz, c'è anche Marrakesh, che anche se non è una città mediterranea, secondo me ha un'anima mediterranea, anche se non ci sono stato mai. Leggendo la letteratura di Marrakesh mi sembra una città mediterranea. E c'era uno scrittore che è morto 2-3 anni fa che si chiamava Driss Khaibi e che aveva scritto una serie di noir con protagonista un ispettore Ali. Allora, è una specie di cerchio magico che racchiude un po' tutto il bacino del Mediterraneo e che secondo me è formato da scrittori che io chiamo scrittori di luce, per, diciamo, distinguerli dagli scrittori che attualmente sono molto di moda in Europa, che sono gli scrittori scandinavi, quindi norvegesi, svedesi, danesi e affini, che io chiamo scrittori di ombra, e i cui romanzi si differenziano notevolmente rispetto a quelli del Mediterraneo. Cioè, per esempio, dico, per dire una cosa banale, gastronomia, i nostri, a cominciare da Petra a finire con il commissario Montalbano, passando per Fabio Montale e così anche Petros Charitos, no? Sono dei grandi gourmet,
spesso amano anche cucinare, mentre i nord scandinavi si accontentano di un Big Mac al sangue o di un hamburger preso in piedi per strada. Anche per quanto riguarda l'amore, per esempio, no? Gli scandinavi fanno sesso, Petra Delicato fa l'amore, anche Fabio Montale fa l'amore, anche la maggior parte dei protagonisti dei romanzi di questi autori cosiddetti di luce. Tu ti consideri una scrittrice, ti vedi all'interno di questa classificazione, ti consideri più una scrittrice di ombra o una scrittrice di luce? Io sono una scrittora mediterranea, assolutamente. Non è vero che Petra conosce molto la cucina, non è vero, è più pratica, ma diciamo che mi sento in questo mondo dove le ragioni umane sono importanti, dove i sentimenti affiorano continuamente. Gli scrittori scandinavi anche mi piacciono, ma vediamo una crueltà a volte, una maniera fredda di esprimere questa realtà che per loro è più dura. Sappiamo che sono più ricci da noi, che sono più felici da noi, più grandi, più belli, ma questo senso sociale facile che abbiamo la gente mediterranea di parlare con la gente in strada, di fare un caffè la mattina e parlare con il proprietario del locale, questo è molto mediterraneo, questo si vede molto alle libri di Petra, penso io. Per me è importante, e è importante anche il giallo mediterraneo perché dà un protagonismo alla gente, la gente in strada, la gente normale. Vediamo, non tutti siamo ricchi ni siamo importanti, ma questo ritratto sociale che si fa al giallo mediterraneo mi piace moltissimo, perché questa è la nostra realtà, è importante, il gruppo per noi è più importante che l'individualità. Arriveremo a che non sia così, arriveremo a che con questa rete sociale tu sei il protagonista, i tuoi amici, e non ha un gruppo sociale importante. Ma attualmente il gruppo sociale, la gente, la famiglia, gli amici sono più importanti al sud che al nord, questo l'ho visto. L'anno scorso è stato il presentare un mio libro a Finlandia, come si dice in italiano, Finlandia, e vedevano il mio marito e me il weekend le giovani da soli prendendo una birra con il headphone, con la musica da soli. Questo per noi non si può capire, per noi è contro la natura, e questo sarebbe per noi una tragedia incredibile, per loro comincia a essere normale. Forza, siate generosi, no? Non lanciateci le monetine, ma siate generosi di applausi. No, questo è vero, guarda, anche nel, per esempio, per quanto riguarda il crimine, sia il crimine nella società reale, quella fatta di uomini, sia nel crimine di carta, cioè nei romanzi di letteratura criminale, perché per esempio il delitto tipico dei paesi nordici è quello in cui c'è un serial killer che uccide a tappeto con motivazioni più o meno, diciamo, patologiche. Il delitto è sempre una patologia, sia chiaro, di qua. Mentre nei paesi mediterranei, diciamo, si tende di più a uccidere per delitti, sono spesso passionali, sono delitti legati a un interesse contingente, non so, si uccide la nonna perché si vuole ereditare. Cito a caso un episodio abbastanza recente, dico, no, che è capitato qua in Sicilia da noi, per fortuna la nonna non è stata uccisa. Comunque, episodi del genere ce ne sono stati dappertutto, quindi confermo. Tra l'altro c'è una cosa che viene attribuita, una motivazione per cui, ed è la mancanza di luce solare nei paesi nordici, no? Nei paesi nordici la mutua, cioè la cassa, il sistema sanitario nazionale della Svezia, Finlandia e Norvegia, non so quale di questi, uno di questi tre paesi, ha cominciato a fornire gratuitamente delle lampadine che si tengono in casa e che hanno una lunghezza d'onda che con uno spettro uguale a quello solare, per cui in inverno loro si accendono queste luci. E questa luce consente loro di secernere, diciamo, di sintetizzare un ormone che si chiama serotonina,
è che è l'ormone del comportamento, quello dell'umore. Quindi quando non c'è serotonina si diventa depressi, e la depressione spesso porta anche a commettere delitti gratuiti soprattutto, no? E noi abbiamo questa fortuna di avere il sole, non so per quanto tempo, però la scampiamo. Senti, un'altra domanda. Barcellona è una città che ha dato, non i natali, diciamo, è stata madre di grandi scrittori di novellas negras, di romanzi noir, più di tutta la Spagna. La grandissima Lisia, c'è stato poi, c'è ancora Francisco González Ledesma, che è ultra 80, quasi 90, credo che sia più o meno coetaneo di Camilleri, molto bravo anche lui. C'è stato Manuel Vázquez Montalbán, ce ne sono altri, c'è anche Teresa Solana, per esempio, di cui Selleri ha pubblicato due o tre romanzi ultimamente. E ti volevo chiedere, secondo te è così perché un fatto puramente statistico, cioè Barcellona è una città grande, quindi ci sono più scrittori, oppure c'è una specificità di Barcellona, cioè è una città criminogena e quindi come molte metropoli occidentali, e quindi c'è il crimine nella società e quindi c'è il crimine anche nella letteratura? No, io non credo che Barcellona sia una città criminologica o chi attira la gente a fare crimini, no. Ma è vero che il giallo in Barcellona è stato importante, ha fatto una scuola della quale Vázquez Montalbán è stato il maestro. Era in un momento dove Franco viveva ancora, e allora la sua critica sociale nel suo gialli ha servito per denunciare tante situazioni politiche che non erano chiare. Dopo di qui la città ha una morfologia che porta bene, che si porta bene con il giallo. Abbiamo il porto, abbiamo il quartiere portuario che è un po' oscuro, e abbiamo una città molto classista, a non dimenticare che Barcellona è una piccola collina che comincia al mare, e in questa collina si può vedere le differenti classi sociali, tanto avanzano fino alla cima, tanto tu è ricco. Questo è un po' difficile a capire veramente, e io penso che questo ha dato l'interesse della gente più alta socialmente di vedere come vive la gente più bassa, e all'inversa. Tutto questo mix sociale ha fatto una città dove l'assassinato è possibile e dove si scrive bene. Io mi ricordo quando si è fatto la trasposizione televisiva le novelle di Petra di Barcellona a Madrid, perché avevano un'attrice che era molto famosa e non voleva girare a Barcellona perché era lungo da casa sua. Allora è stato necessario di cercare tutte le quartiere socialmente esatti a Barcellona che a Madrid, perché la variabilità era enorme, e perché è importante dove vive per sapere quella è la tua fotografia sociale. Mi hai bruciato una domanda, perché avevo preparato questa domanda da farti. Volevo sapere perché non era stato girato a Barcellona ma a Madrid. Cioè, mi pare che erano 10, forse no, 14, 13, 14. No, 12. 13 sceneggiati, sì. Insomma, anche noi in Italia abbiamo esempi simili, no? Dico, faccio una parentesi, anche la Vigata di Camilleri, che secondo Camilleri è ambientata a Porto Empedocle, poi negli sceneggiati televisivi è diventata la Sicilia orientale, e secondo me questa è stata la fortuna di questa serie di sceneggiati, insomma, che hanno avuto l'impatto di una piccola legge finanziaria sull'economia siciliana, e forse non solo siciliana, no? E ci sono gli svedesi che arrivano a Porto
porta a Pedro aspettandosi la vigata televisiva, e si ritrovano la scenuta la catina per dire che non so se voi la conoscete, è meglio dimenticare. E ora vorrei parlare un pochino dell'ispettore, del vice ispettore Garzon. Allora, la mia prima curiosità è questa: il nome Garzon. Garzon, noi conosciamo in Italia il famoso giudice Baltazar Garzon, che ha chiesto gli arresti di personaggi famosi, come per, più famoso dei quali è Pinochet, l'ex dittatore del Cile. Io vorrei sapere, è una curiosità, tu hai scelto questo nome, c'è qualche riferimento a questo giudice, o è stato un caso, oppure non era ancora famoso quando tu hai scelto questo nome per Garzon? No, Baltasar Garzón era famoso al momento, ma io non ho pensato a lui, ho pensato alla eufonia del nome, Fermín Garzón, è cosa di forte, no? Come Petra Delicado è un oxymoron, Fermín Garzón è tutto forza, penso che è un uomo che non è tanto culto, che non è sofisticato, ma che ha una forza importante, che è una buona persona, è un buon uomo, e sa come agire in strada con la gente, conosce la mentalità della gente, e per me è un personaggio che mi piace molto, mi piace più che Petra. Petra a volte è un po' antipatica, ma Garzón è un personaggio popolare con un senso dell'umorismo che rappresenta un po' un'idea positiva dei maschi. No, un'idea negativa dei maschi. Penso che l'essere femminista non è essere in contra dell'altra parte dell'essere umano che sono uomo, no? È in contra di un sistema. Allora ho buonissime relazioni con tanti amici, con tanta gente maschile, e Garzón è un po' questo prototipo dell'uomo che è capace di capire a una donna, che è capace di vivere in compagnia, è capace di ricevere le ordini di Petra senza arrabbiarsi, e che alla fine ha senso dell'umore come Petra. Penso che questa amicizia è un po' un omaggio a tutta amicizia fra uomini e donne. Ora, io devo confessare che a me Petra piace molto, Alice mi piace di più, per i motivi che diceva lei a proposito di Petra. Però mi piace moltissimo anche Fermín Garzón. Io vorrei leggervi un breve brano in cui c'è un'invettiva monologo di Fermín Garzón, che, come ha detto Alicia, è una persona apparentemente molto diversa rispetto ad Alicia, sono proprio complementari, perché Alicia è analitica, spesso è analitica. Petra, sì, scusami, no, ha detto Alicia, no. Petra c'è presente identificazione, così. Mentre Garzón è più passionale, anche Alicia, anche Petra è passionale in realtà, no? Quella, anche in questo romanzo lo dimostra, magari ne parleremo se capita. E vi voglio leggere proprio, è diciamo, un personaggio completamente diverso anche dal punto di vista dell'aspetto fisico. Per me, per esempio, la prima volta che ho trovato il personaggio di Garzón nel tuo primo romanzo che ho letto, non ricordo qual era, forse non li ho letti in ordine, e ho subito avuto in mente l'immagine di un attore molto famoso che è morto, che è Peter Ustinov. Peter Ustinov, specialmente in un film per me di culto che è Top Capi, La luce del giorno, per me l'ispettore Garzón è Peter Ustinov in Top Capi, che è un corpo lievemente a forma di pera, con i baffi, un po' stempiato, molto, diciamo, apparentemente poco reattivo, però quando è importante reagisce, no? E vi vorrei leggere, e poi dal punto di vista, lui è il vice ispettore Garzón, è sposato con una certa Beatrice, che è la sua seconda moglie, perché Garzón è rimasto, a differenza di Petra, che usa a divorziare molto facilmente, Garzón invece è un uomo di un solo amore alla volta. E quindi è rimasto vedovo, e poi tra l'altro poi è un personaggio che rispetto a Petra
Petra ricorda più la vecchia guardia della polizia, cioè è forse un poliziotto ancora di scuola franchista, mentre Petra è di scuola post-franchista, c'è una differenza notevole, cioè è apparentemente un po' reazionario, almeno all'inizio del primo romanzo, detestava essere comandata da una donna, anche se lui era inferiore perché lui è vice ispettore mentre Petra è ispettora, quindi mal tollerava questa prevalenza di Petra, e però alla fine impara a conoscere amare Petra. Secondo me il rapporto fra Petra e Fermin è: non posso vivere né con te né senza di te, no? Poi lui ha una caratteristica che il classico, vorrebbe essere il classico macho spagnolo, quello che è nell'immaginario collettivo occidentale, non spagnolo, l'immagine del macho spagnolo, e ha un figlio che ama moltissimo, e a un certo punto scopre che questo figlio è gay e ne viene, ricava un dispiacere enorme, però a poco comincia ad accettare questa condizione del figlio e comincia addirittura ad accogliere la coppia, il figlio e il fidanzato del figlio, che vengono dagli Stati Uniti dove il figlio normalmente lavora. Vi voglio leggere questo brano breve che, grazie, sì, grazie, che si svolge questa invettiva si svolge a Roma, perché in questo libro c'è una trasferta dei due poliziotti a Roma per motivi che poi verranno fuori, ed è una discussione tra quasi un litigio tra Petra e Garzon. Petra scopre che Garzon a un certo punto è davanti al Colosseo e con un elmo da centurione in testa, e ha a destra e alla sinistra due uomini vestiti da centurione, sono quelli che al Colosseo stanno lì a fare le fotografie ai turisti che si mettono in testa l'elmo e vogliono essere immortalati con lo sfondo del Colosseo, e lui è quello che noi a Palermo chiameremmo un tascio, un poco tascio, non conosco l'equivalente spagnolo. E lui a un certo punto lo ammette, dice, perché Petra lo sorprende, dice: ma cosa fa Garzona, non si vergogna a fare queste cose con le tipiche dei turisti americani e così, e lui dice, volevo solo poter condividere una piccola attività ludica con i colleghi di Barcellona, spero che non le sia venuto in mente di inviare quelle foto via MMS, no, però le farò vedere in commissariato quando torneremo. E a Beatriz, le farà vedere a Beatriz? Mi lanciò uno sguardo di ghiaccio. Lei non è autorizzata a chiedermi che cosa faccio o non faccio nella mia vita privata. Lei non è a Roma in viaggio privato, Fermin, ma per svolgere delle indagini. A lei non importa un fico secco di quanto tempo io posso aver perso. Quello che le dà fastidio è che io abbia gusti cafoni. Anche Beatriz la pensa come lei, ma ci tengo a mettere ben in chiaro una cosa: io sono un cafone, sì, ho gusti cafoni, mi piace parlare a bocca piena, fare cose da ignorante e guardare le partite in televisione, e mi rompe tutta questa cultura buttata giù a dosi massicce. Oltretutto mi fanno schifo i musei, e la cosa che mi dà più fastidio, per sua informazione, è l'idea che tutti quelli che stanno lì dentro sono già morti. Quindi non ho nessuna voglia di vedere nessun museo di questa città, e lo dirò anche a Beatrice stasera appena la sento. Ovviamente Petra si fa una risata quando sente questa cosa e la tensione si scioglie immediatamente. Allora, a me questa invettiva ha ricordato moltissimo certe invettive, certi monologhi, ma anche alcuni dialoghi che io ce l'ho nel secondo volume del Don Chisciotte fa Sancho Panza. Allora, non so se tu in qualche modo hai fatto entrare per le tue origini manceghe un poco di Sancho Panza nella psicologia, nella personalità di Fermin Garzon, oppure se è solo una mia impressione, anche altri che hanno letto i tuoi libri hanno questa sensazione che ci sia un po' di Sancho Panza in Fermin Garzon. Tu sai, perché sei un scrittore, che mai abbiamo una idea preconcepita di cosa andiamo a fare dopo. Ha un'intuizione, ha un senso generale. Ti piace un personaggio più popolare, ti piace un personaggio più sofisticato, ma non è certo che abbiamo l'idea assolutamente accademica di dire: prendo un po'
di Don Chisciotte, prendo un po' di Sancho. No, Garzón è un uomo del popolo, della gente, della strada, e anche Sancho è della stessa cosa. Ma Petra non è una Don Chisciotte, è anche realistica in tanti momenti. No, non l'ho pensato, penso che assimilarmi a Cervantes, non l'ho pensato mai, non l'ho voluto mai. Una volta ho letto alla parte indietro il libro, ma non è così, così, come si vede che sei manchega, che è veramente cervantesca. Io avevo vergogna, io non avevo scritto mai questo di me. No, non è una storia, come dire, teorica, è un'intuizione. Tutti gli scrittori, non tutti, ma tanti, scriviamo un po' per intuizione, per emozioni, per pensamenti, mai pensando alla storia della letteratura, mai prendendo un precedente teorico concreto. Tu non lo fai, Santo? Sì, sono assolutamente d'accordo con te, sì. Però non sono preparato in me, mi sono preparato in te, anche se in modo un po' confuso. Allora, l'ultimo libro di Alicia uscito in Italia è questo, che si intitola Gli onori di casa. Ora, secondo me, in realtà poi ne ho avuto conferma da parte direttamente del nostro comune editore. Nel tradurre il titolo di questo libro, che nell'originale è Nadie chiede sapere, cioè nessuno vuole sapere, e qui è stato tradotto Gli onori di casa, c'è stata una piccola malizia nello scegliere questo titolo. Perché? Perché durante la trasferta romana di Petra e Fermin accade qualcosa tra, lo posso dire, oppure roviniamo la sorpresa? No, non diciamo che è l'assassino, però diciamo che succede qualcosa tra Petra e un poliziotto italiano, diciamo, l'abbiamo detto ormai. Per cui, diciamo, è come se la polizia italiana avesse fatto gli onori di casa a Petra Delicato. Ecco, c'era questa sottile malizia che mi è stato confermato che era. Cioè, uno dei miei due editori che sto cercando di comunicare mi invia subliminale un messaggio, che però non capisco. Ah, basta, va bene. Sì, va bene. Ma non dico altro, non volevo dire altro. Volevo soltanto chiedere a Alicia questo. In questo romanzo c'è una trasferta appunto dei due a Roma, perché è una storia in cui c'entra, a un certo punto c'entra, sembra che c'entra anche la Camorra. E sicuramente c'entra la Camorra. C'entra anche Shakespeare, lo Shakespeare di King Lear, di Re Lear, perché ci sono tre figlie che ereditano un'impresa familiare del padre e così via, come le tre figlie di Re Lear. Insomma, viene evocato spesso Shakespeare con grande depressione di Fermin Garzón. E a un certo punto a Roma loro vanno e c'è Fermin che impazza per tutta Roma e Petra che cerca di tenerlo un pochino come re in corte. E in questo romanzo ci sono, diciamo, una serie di stereotipi. Sono gli stereotipi classici degli stranieri in visita in Italia, cioè come loro vedono noi italiani o come si comportano e viceversa. Ora, siccome Alicia è una scrittrice troppo scafata, troppo brava, troppo esperta per essersi lasciato sfuggire inavvertitamente questo tipo di impostazione, volevo chiederle, cioè, intuisco che è stata una scelta volontaria, che l'hai fatto di proposito, mi incuriosiva sapere come mai. Come mai ho stato... non capisco bene la pregunta, Santo, perché era tanto convenzionale il mio italiano che ho visto? Sì? No, diciamo, ci sono... Per esempio, guarda, qua c'è un... me ne sono segnato uno, giusto per fare un esempio. Quando i poliziotti incontrano un magistrato romano, no? Lui, questo magistrato, che è una persona anziana, grigia, noiosa, con i capelli bianchi, tutto vestito di scuro, a un certo punto deve leggere un pezzo del documento e tira fuori un paio di occhialini che sono a pois, di colore rosa o verde, non ricordo come, insomma, di questi quasi tipicamente femminili, diciamo, no?
E allora Petra dice: quello fu un insegnamento fondamentale. Gli italiani sono disposti ad accettare l'uniformità che un ruolo determinato impone, ma vi introducono immancabilmente un particolare bizzarro, una nota spiritosa che sancisce il loro distacco dalle convenzioni. Una gran bella cosa, pensai. Magari Coronas ne fosse capace. Coronas, per inciso, è il commissario, il capo del commissariato in cui lavorano Fermin. Allora, questo, gli stereotipi sono veri, il punto è questo. Quando noi parliamo di stereotipi, in genere parliamo di cose che esistono veramente. Però lo scrittore fa la scelta di usarli o di non usarli. E mi chiedevo se tu li avessi usati per una, se risultavano funzionali, diciamo, alla narrazione, oppure così ti è piaciuto mettere il punto. No, io veramente questo dettaglio che vedo, e gli italiani l'ho visto personalmente tante volte, ho stato a fare una chiacchiera all'università con un professore vecchio, serio, tranquillo, chi si mette un occhiale incredibile o una corbata impensabile. È un po' un punto di originalità, di dire io sono io, e ho un punto di fuggire di questo gruppo uniformato, e questo mi piace. Mi piace anche l'uomo italiano che è, come dire, un po' seduttore. Questo l'ho visto anche io. La prima volta che sono venuta in Italia era una professoressa con 40 studenti, io da sola, studenti da 15 anni fino a 18, e stavano a Roma in una camera di un albergo giovanile. Allora io ero con i miei alunni, che erano maschi e femmine, e la notte, quando stava dormendo, due studenti maschi sono venuti un po' dicendo: signora, ha un gruppo di studentesse italiane che vengono a dirle alla porta, dove sei, spagnoli, venite, andiamo a fare un po' la festa, eccetera eccetera. Io dico: un momento, io ho pensato che è stronzo questo tipo, che veramente pensa che questo non è una esperienza meravigliosa. Ma io, come professoressa, mi sono vestita, arrivo all'albergo, alla reception, e trovo un professore, un giovane professore, vestito di un pigiama perfetto in seta, che mi dice: buonasera signora. Buonasera, cominciamo a parlare. Vedete, è stupido, ma le vostre studentesse sono venuti a disturbare i miei studenti. Non si preoccupare, questo non si ripetirà mai. Ho parlato con loro, tutto va bene. Perché non andiamo lei a fare un caffè insieme? E mi sono detto: veramente, è fantastico. E l'uomo seduttore esiste, perché era una situazione non romantica assolutamente. Allora ho pensato che tutti gli stereotipi hanno un po' di verità, e se questi stereotipi si usano di una maniera umoristica, di una maniera carina, allora la gente non si può sentire offesa. Ma aveva molta paura quando il libro è uscito in Italia, perché veramente a volte io ho letto libri di inglesi che vengono in Spagna e che fanno un po' questo studio della società, e vedono toreadores e gente che danza il flamenco, ma quando ha visto questo stupido un torero in strada? Mai, in Barcellona anche. Allora, ma le piccole dettagli, io ho assaggiato di essere carina con una gente che mi piace, che mi ha ricevuto bene, e che ho visto questa piccola singolarità in qualcuno in oggi. Diciamo che era un omaggio ai miei lettori italiani in questo libro. A me è piaciuto molto, guardate, gli stereotipi li uso pure io, però le mie vittime sono i tedeschi in genere, e anche un po' gli svizzeri.
Ma lì si va sul sicuro in Italia, perché insomma forse credo anche in Spagna, ma comunque anche noi in Italia abbiamo una scrittrice americana che vive a Venezia, che vende milioni di copie di tutti i suoi romanzi in tutto il mondo, meno che in Italia, perché lei si rifiuta di farsi tradurre in italiano perché teme di essere cacciata via, ma non perché scriva chissà di chissà quali intrighi italiani, ma soltanto perché, per esempio, che so, mette i gondolieri che suonano le canzoni napoletane accompagnandosi col mandolino in gondola e altre cose di questo genere. Si chiama Donna Leon, credo, questa autrice. Comunque, poco fa Alicia citava l'episodio di Roma del professore che veniva a proporle di prendere un caffè insieme, e mi ha fatto ricordare tre righe che mi hanno divertito moltissimo. Alicia non lo può sapere, ma probabilmente voi palermitani, e soprattutto Senzala, è presente anche qualche catanese, anche più di noi, probabilmente riderete anche voi come ho riso io quando le ho lette. Sono solo tre righe. Allora, Alicia è a casa sua, Petra è a casa sua, scusami Alicia. Si sveglia al mattino nel suo letto di ritorno da Roma, è stata a Roma ha conosciuto un poliziotto che si chiama Torrisi, che è uno dei capi del commissariato, e allora dice: fu un nome la prima cosa che mi balenò alla mente quando riaprì gli occhi il mattino dopo, Torrisi. Me lo ripetei più volte sotto la doccia e poi mentre prendevo il caffè, Torrisi. Tu non puoi saperlo, ma Torrisi è una marca di caffè che si fa in Sicilia. Esattamente a Catania. Io quando l'ho letto ho riso, cioè il caffè Torrisi. Questo è stato involontario. Lo so. Ci avviamo un pochino verso la conclusione, perché credo che sia più o meno l'ora, no? Volevo insomma fare una cosa, non mi prendere molto sul serio, perché è una cosa, una domanda ha un'apparenza seria, però insomma, dipende poi dalla risposta. Allora, in questo romanzo, Gli onori di casa, diciamo, possiamo scomodare tranquillamente la tragedia greca, Eschilo, Sofocle, Euripide, eccetera, perché diciamo, per quello che è lo scioglimento finale di questo romanzo, no? Ora, d'altra parte, Jean-Paul Rizzot, defunto, sosteneva che tutti gli scrittori mediterranei di noir sono figli di Edipo Re. Secondo lui il primo romanzo noir della storia della letteratura universale. E Patrick Reynal, che è il patron, il direttore della mitica collana della serie noir dell'editore francese Gallimard, arrivò al punto da pubblicare l'Edipo Re nella collana della serie noir di Gallimard, quello con la bella copertina nera e così via. E non so, mi chiedevo qual è la tua opinione su questo aspetto della letteratura poliziesca, se tu glielo trovi questo legame in particolare tra gli scrittori e gli autori di noir mediterraneo ed Eschilo, Sofocle, Euripide, Edipo Re in particolare. O è una domanda troppo impegnativa e la passiamo alla successiva? Troppo impegnativa per il mio italiano, santo, ma vediamo. Sì, io l'ho detto prima, veramente gli scrittori mediterranei abbiamo tanti punti comuni e ci conosciamo non bene, ma ci conosciamo gli italiani, gli spagnoli o i greci meglio di queste società delle nordiche. Io penso che forse è per questa ragione che le nordiche sono tanto alla moda attualmente, perché vogliamo vedere come vivono questa gente per noi strana. Ma quando parliamo di noi, scrittori mediterranei, vogliamo essere un po' perdersi in questa letteratura, trovarsi in questa letteratura. Dal punto di vista che tu hai detto di Torrisi, questo io non lo sapevo, è un scherzo un po' banale, ma non lo sapevo, lo giuro. Io aspettavo che... ho detto il nome anche della birra Moretti. Io aspettavo arrivare a casa mia un grande pacco di birra Moretti
che mi inviava il patrono, ma non è venuto. Ma non è venuto anche il caffè, per questo si può. È vero che la prima volta che io ho messo un nome di un ristorante in un mio libro, non era un ristorante reale. Cercava nomi immaginari, inventava un po'. Una volta ho scelto Sempronianna, che è un ristorante a Barcellona, e quando sono arrivata là con un amico e vari amici, mi hanno fatto un ricevimento magnifico, come vai, abbiamo visto il nome del nostro ristorante e alla fine non abbiamo pagato il conto. Allora io mi sono detta, da questo momento in avanti farò un po' di realtà di questo punto. Io mi aspetto che qualcuno faccia una carra d'oro vera a Barcellona, perché credo che non esista. Io l'ho cercata su Google e ho trovato un vaso d'oro, un ristorante di vaso d'oro, che un nome più o meno è simile. Senti, un'altra domanda. A parte questo libro in cui Petra va a Roma, c'è almeno un altro libro che io ricordo in cui va all'estero, in particolare va a Mosca, se non ricordo male, in Russia, per una storia. Questa è una storia molto nera, molto più nera di quella che c'è in questo libro. Ora, diciamo, noi stiamo registrando, abbiamo registrato la globalizzazione dell'economia, e mi chiedevo, c'è anche una globalizzazione del crimine? Questo fa sì che Petra, ma non solo Petra, anche vari investigatori contemporanei, dei romanzi mari contemporanei, sono costretti ad andare spesso in trasferta all'estero, all'inseguimento appunto di questa globalizzazione. Allora, secondo te, la globalizzazione del crimine ha preceduto la globalizzazione dell'economia o è stato il contrario, cioè che hanno mandato in una scoperta il crimine e poi il crimine si è trascinato dietro la globalizzazione dell'economia? Perché guarda, mi è venuta in mente una battuta, non mi ricordo di quale persona molto famosa, un intellettuale famoso, che si chiedeva se è più criminale rapinare una banca o fondarne una. Chi era? Chi? Bertolt Brecht. Sì, certo. No, dove abbiamo denaro abbiamo delitto, questo è evidente. E la maniera di guadagnare questo denaro in questa società nostra tanto crudele, tanto capitalista, veramente si approssima un po' al delitto. Quando vediamo con questa crisi tantissime case personali, di gente senza tetto, di famiglie che sono, insomma, che tutti veramente ti fa pensare che questo è anche un delitto. È un mondo difficile, alla fine un giallo è un gioco e la vita non è un gioco, la vita ha qualcosa di terribile, la vita è durissima e per quello un giallo ti mette un po' l'ottimismo di guardare la realtà nera con gli occhi più bianchi, li chiamo. È questo che mi piace. Un assassinato in carta non è niente, ma veramente la realtà sempre, sempre va al di là delle cose più terribili. Brava, Vincenzo, non soltanto come scrittrice, come sentite. Mi hanno detto che c'è tempo soltanto per un'ultima domanda, io ne avevo ancora diverse, però sta scansata un po' così. Com'è? Facciamo una sola, un'ultima domanda. Un paio di giorni fa Camilleri, incontrando i giornalisti nella redazione della Sellerio, ha detto una cosa che mi ha colpito. Ha detto che lui legge le cronache sui giornali, quindi le cronache, anche le cronache criminali oltre a quelle economiche, eccetera eccetera, però le dimentica subito dopo per poter scrivere, per non addormentare la memoria, la memoria delle cose belle, buone, che lui ricorda dei tempi in cui la società era ancora, cioè era migliore di quella che è attualmente. Mi chiedevo se
come ti sembra questo tipo di considerazione, se tu senti qualcosa di simile, se i tuoi meccanismi sono completamente diversi o che altro? Io penso la stessa cosa che Camilleri. Questa realtà di un criminale ti fa schifo. Pensa come è possibile che un essere umano può ammazzare un altro di una maniera crudele, fredda. Ma alla fine tu devi assaggiare, non di comprendere o di scusare l'assassino, ma di vedere che tutti siamo umani, tutti abbiamo questa parte della nostra vita che è oscura, nera. Ma io assaggio di restare a banda di questo, perché veramente mi colpisce moltissimo quando hai visto. Io non ho fatto indagine personalmente, ma sono tante volte con la polizia di Barcellona che mi dice cosa fare o come andare a, e a volte mi hanno detto vieni con noi e puoi vedere il scenario di un crimine, o nel caso di Nido Vuoto puoi vedere le fotografie di questi bambini abusati nella pornografia infantile. A un punto io ho detto no, non ho bisogno di sapere tanto. Veramente puoi immaginare, è più terribile la immaginazione. Non ho voluto mai mi mettere assolutamente in questo mondo poliziale che mi fa schifo. Grazie ad Alicia e grazie a tutti voi. Buonasera. Per chi non lo avesse ancora fatto, potrete trovare le copie dei libri della Bartlett di Santo Piazzese qui alle nostre spalle, e se componete una fila